Eccoci, eccoci amici di 7 Gold direttamente da Pinzolo per la prima grandissima amichevole della nuova Inter di Mazzarri, targata ovviamente 7 Gold. Siamo curiosissimi di vedere questa nuova Inter, la prima uscita della nuova Inter di Mazzarri. Prima però delle formazioni, perché vi devo presentare il mio grandissimo ospite di oggi, una bandiera dell'Inter, un grande giocatore, Evaristo Beccalossi. Ciao Evaristo. Buongiorno, buongiorno a tutti in diretta, sempre felice di commentare l'Inter, poi la sigla dei Queen. Hai visto? Subito la carica, ci mette la per carica. Vedere a che punto siamo dopo questo inizio appunto di preparazione dell'Inter con Mazzarri. Ci inizia la partita con l'Inter in possesso di palla con Cambiasso, minuto 43. E intanto rivediamo l'azione. Ah, forse c'era questo fallo di mano. L'Inter voleva il calcio di rigore per questo, sì, fallo di mano in area di rigore. Sono d'accordo con te, Becca. Per le polemiche ci sarà tempo. Cross di Nagatomo in mezzo, portiere scavalcato. Palacio non ci arriva perché arriva l'intervento da parte di Nardin, che mette il pallone in calcio d'angolo. Stiamo rivedendo il tocco di Nagatomo che scavalca Rossetti. Vediamo un po' che arriva sulla palla questa torsione di testa a salvare il risultato. Attenzione. Attenzione ora all'Inter, Cambiasso fa il break, attenzione in area di rigore Belfodil, prova a allungarsi la palla, palla sul mancino, se la allunga un pochino troppo, ha ignorato in area di rigore Palacio, che probabilmente doveva essere servito. Belfodil qua si è allungato la palla, ha provato lo scatto, era riuscito a allungare il pallone, però non ha affondato il tackle, quello del Trentino, e quindi non c'è stato praticamente l'intervento da rigore. No, anche lì. Calcio d'angolo che si deve ripetere sul pallone, c'è Ricky Alvarez col mancino, sarà un cross in mezzo a rientrare, arriva il cross di Ricky, esce il portiere male e c'è gol dell'Inter, arriva il gol di Belfodil che al debutto Samuel segna il gol dell'1-0, mi sa che l'ultimo tocco è di Belfodil sul colpo di testa di Samuel. Sul colpo di testa, 1-0 per l'Inter, primo gol stagionale dell'Inter di Mazzarri qua su 7 gol, su 7 gol è arrivato il gol, visto che siamo lì nel gioco di parole. Però attenzione perché vediamo intanto l'uscita sbagliata da parte del portiere, sì. Samuel tocca sulla linea, arriva il tocco di Belfodil a mettere in rete. Vedi, guarda cosa aveva segnato, il 53. Sì, adesso mi fai il furbo, mi fai il furbo, guarda, non è che va bene che sono giovane ma non sono nato ieri. Palla in calcio d'angolo, ancora una volta il mancino di Ricky. Ah, in anticipo, è vero. E in anticipo di 12, ah, ecco Palacio, gol! Questa volta possiamo dirlo, caro Becca, siamo andati in gol, è inutile che mi fai vedere il 69esimo Palacio. Perché siamo al 58esimo. Ho capito, sono in anticipo, però ho beccato il marcatore. Hai beccato il marcatore. 50 e 50, vabbè, e me li faccio da solo. È più facile, bravo, dire Palacio che Campagnaro. Uno gioca là e l'altro gioca là. Vabbè, sono preso. Abbiamo sbloccato il risultato. Abbiamo sbloccato il risultato, questa volta è ufficiale, questa volta non ce lo annullano, questa volta è regolare. Il gol, primo gol stagionale in partita dell'Inter di Mazzarri è di Rodrigo Palacio, che c'era già andato vicino almeno 3 volte nel corso del primo tempo. Ora c'è l'attacco di Belfodil insieme a Palacio. Palacio ruba palla, attenzione Palacio, guadagna la tre quarti, poi serve Ricky Alvarez che entra in area di rigore dalla sinistra, la finta di Ricky Alvarez va giù, non c'è rigore, sì c'è calcio di rigore, colpo di tacco, finta di calciare, colpo di tacco, bravo, 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 grande numero di Ricky Alvarez, guadagna un rigore che ci sembra abbastanza netto, e ora calcio di rigore per l'Inter. Vediamo chi si presenta sul dischetto, vediamo un po'. Il tiro di Belfodil, la parata di Travaglia, un rigore non tirato benissimo, Becca, tu che, voglio dire, di rigori te ne intendi. Tu cosa? Non mi riferivo a quella partita, mi riferivo in generale. Cioè, ha calciato male proprio. Male, male, lento. Sì. Poi era già il portiere, era già partito da mezz'ora, lui non è riuscito neanche, vedi, mette giù la testa. Eccolo lì. Brutto rigore. Sì. Tre quarti di destra, Belfodil punta l'avversario. Serve Mira. Buono il pallone per Colombo. 2-0. Bravo Colombo. Bravo. 2-0. Bel gol, bella azione. Se lo meritava perché si stava muovendo bene. Allora, Mira ha fatto una grande azione. Ha dato questa palla in profondità sul movimento di Colombo. Guarda nel corridoio, vedi. Mancino. Op, palla con i giri contati. Colombo che taglia e grande gol. Questa è l'azione perfetta tra trequartista e punta.
Bellissimo, bellissimo gol di Colombo, bravissimo Mira. 2-0 per l'Inter, gol di Palacio e Colombo, tutto nel secondo tempo. Un po' sfortunata l'Inter nelle conclusioni, nei primi 45 minuti. Un rigore sbagliato da Belfodil, altro numero di Mira, attenzione per Ricky Alvarez che salta il portiere. Grandissimo gol dell'Inter, grandissimo gol dell'Inter. 3-0 al 74esimo, segna Ricky Alvarez, ma ancora una volta, bello il gol di Alvarez, bravo nel dribbling, nella corsa, nel saltare l'uomo, ma ancora una volta becca Mira con un tocco sotto a sulla cucchiaio, corsa per spieghiamolo bene a casa, cioè è andato sotto il pallone, vedi, a cucchiaio, op, ha sbarcato in area Alvarez. Bellissimo, bellissimo il tocco di Mira che non ha segnato ma ha dato due assist fantastici. Quando uno fa due assist sicuramente la prestazione è buona, ottima. Quindi diciamo che comunque, Mira ha cambiato un po' la partita. Anche lì di Alvarez, è importante queste cose. Mettiamoci anche grandissimo merito di Mira che comunque ha dato rigore, due assist, rigore per l'Inter. Rigore per l'Inter, indovina chi ha dato l'assist a Ricky Alvarez, Becca? Mira, l'olandesina. Sempre lui, sempre lui. Altro numero di Mira, si ripresenta Belfodil sul dischetto, Becca. Si ripresenta Belfodil sul dischetto. Scusa, cos'è che ho segnato il quarto gol? Belfodil. Però non ha ancora segnato. Stavolta lo fa. Si possono, se vuoi, sbagliare, che sbagli, si possono sbagliare due rigori in una partita. Vuoi che sbagli due no? rigori su due? Palo! Palo, Becca! Palo! No, non ride per Belfodil. Rido perché, insomma, magari il Becca rivive una situazione particolare, non lo so. Sto dicendo, vuoi che risbagli il secondo calcio di rigore? Sì, l'ha sbagliato. Io non so se Belfodil con questi due rigori si è giocato la possibilità di essere rigorista in campionato. Ma neanche nella bicchieruvi del giovedì. Siamo per entrare nel minuto 93, vediamo se l'arbitro fischia la fine. Sì, è finita qua, finita la prima uscita dell'Inter di Mazzarri che voi avete potuto vedere su 7 gol, 3-0 per l'Inter. Ricordiamo i marcatori, Palacio ha aperto le marcature, il 2-0 di Colombo, il 3-0 Becca di Ricky Alvarez. Gli ultimi due gol su assist fantastici del giovane Mira.